Buongiorno. Allora, l'incontro di questa mattina è un breve incontro per illustrarvi uno schema base per guidarvi durante il progetto d'esame e per dirvi come deve essere impostato e anche come potete impostare la relazione, per cui ho pensato di descriverlo direttamente dandovi un template per il progetto d'esame. Quindi vi descrivo direttamente la relazione perché descrivendovi la struttura della relazione vi dico anche come ritengo opportuno che impostiate il progetto. Allora, la prima cosa che vedete qua è ovviamente il titolo del progetto che dipenderà da che cosa deciderete di fare, quindi dovrete impostare voi dopo averlo concordato con me. Quello che concorderete con me è anche, diciamo, questa parte qui, cioè la specifica. Come vi dicevo, il progetto può essere condotto anche in piccoli gruppi, indicativamente da una a tre persone, l'ideale a mio avviso è due, per cui qua scrivete nome e cognome dei, ovviamente, dei partecipanti al progetto con il numero di matricola. La specifica, come va descritta? Allora, mi piacerebbe che ne deste prima di tutto una descrizione a parole, dove la descrizione a parole non vuol dire se ad esempio volete fare un progetto che implementi una qualunque funzione aritmetica, descrivere l'espressione a parole come se la leggeste, ma vuol dire cercare di dare un senso a quella stessa espressione. Faccio un esempio, quello che è stato l'esempio che abbiamo portato avanti insieme durante le lezioni, che era una somma di prodotti, somma intesa questa volta in modo aritmetico, era un filtro particolarmente semplice, ma un filtro digitale, quindi un filtro a risposta impulsiva finita, si chiama digitale. Questa può essere la specifica a parole, che poi viene tradotta in una specifica funzionale più formale, ad esempio un'espressione aritmetica, che esprime la relazione ingresso-uscita. A questo punto è importante dire anche come limitate il dominio e il codominio, come ad esempio specificando la rappresentazione degli operandi e dei risultati. E se decidete di avere rappresentazioni a 8 bit in virgola fissa, è ovvio che questo pone una limitazione molto forte e questa limitazione è qualcosa che dovete portarvi dietro coerentemente. Cosa significa? Che dovete averne piena consapevolezza, che quindi non state risolvendo il problema per qualunque dimensione dei dati, ma vi restringete sia dal punto di vista dei valori massimi che dal punto di vista dei valori minimi, quindi della risoluzione, vi ponete dei limiti, ma questo si ripercuote anche sulle scelte progettuali e sulle implementazioni che farete. Perché? Perché è evidente che se ad esempio noi facciamo una moltiplicazione a 8 bit, cosa significa? Che il risultato potrebbe essere, o meglio, richiedere una dimensione maggiore di 8 bit per essere completamente rappresentato, altrimenti si rischia l'overflow. Ma se stiamo progettando qualcosa a 8 bit, tipicamente sia gli input che gli output devono essere a 8 bit. Del resto, se l'output è a 8 bit, non vuol dire avere operandi a 4 bit, per esempio nel caso del moltiplicatore. Perché? Perché se io voglio fare 256 per 1, o meglio, 255 per 1, il risultato è 255. 255 è rappresentabile con 8 bit. Quindi, coerentemente con le rappresentazioni a 8 bit, 255 per 1 deve essere fattibile, 255 per 2 deve dar luogo ad un overflow, quindi ad una segnalazione che mi dice: guarda, non prendere per buono il risultato perché non è quello giusto. Quindi, capire che cosa, dal punto di vista della specifica, voi state effettivamente chiedendo e che cosa poi la vostra implementazione davvero riuscirà ad offrire, è un primo esercizio meno banale di quello che possa sembrare. Poi specifica parametrica. Per specifica parametrica intendo se vi date degli obiettivi in termini di ottimizzazione o delle prestazioni o della complessità circuitale.
lasciando perdere il consumo di potenza perché non l'abbiamo approfondito adeguatamente per poterlo utilizzare come metrica di progetto. Ok? Se avete domande, fatemele pure in qualunque momento, mentre vado avanti. Allora, dicevo, questa parte qui è quella sulla quale ci dobbiamo mettere d'accordo, per cui mi aspetto che alcuni di voi hanno già iniziato a farlo, che mi proponiate via email che cosa fare e mi diciate a grandi linee, adesso non occorre che sia già un paragrafo, un capitolo della relazione quello che mi mandate, ma in modo diciamo sintetico via email mi diate un'idea di aver a vostra volta chiara l'idea di che cosa fare. Allora, dice, nel caso, allora, aspettate che leggo la domanda che mi state facendo. Allora, nel caso di una sottrazione, come potremmo gestire il fatto che il sottraendo sia più grande diminuendo? Beh, in questo caso lo gestite nel senso che dovete decidere se lavorate oppure no con numeri relativi e quindi anche gestendo il segno. Questo non è. Ad esempio, potete decidere se la rappresentazione che adottate è una rappresentazione in complemento a 2, questo è un altro elemento importante. Quindi, a seconda di qual è il progetto, viene di conseguenza, vedete, proprio il fatto che voi vi poniate queste domande va nella direzione giusta, perché le risposte ve le dovete dare da soli, ma ve le dovete dare prima di tutto, con il mio aiuto ovviamente, però ve le dovete dare prima di tutto nella definizione della specifica, perché è già qui che le risposte vengono fuori, le domande vengono fuori, quando sono domande di questo genere. Poi, andando avanti, che cosa dovete fare? A questo punto dovete impostare il progetto. Allora, il progetto parte a livello RT. Questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che io mi aspetto che la specifica sia una specifica di livello più alto di quello che potreste voler fare a livello, ad esempio, gate. Quindi, se quello che volete realizzare è un moltiplicatore, trovate una specifica funzionale in cui il moltiplicatore serve. E quindi non partite direttamente dicendo voglio fare un moltiplicatore, ma vi date una specifica funzionale che usi come risorsa il moltiplicatore. Ovviamente ci sarà anche qualcos'altro che dovrete fare, non sarà solo il moltiplicatore, ma è questo anche lo scopo del progetto. Per impostare il progetto partendo da una specifica funzionale, disegnate prima di tutto il data flow graph e ragionate sul data flow graph come abbiamo fatto insieme. Quindi, decidendo a quanti stadi volete che sia la vostra implementazione e quindi suddividendo, quindi tagliando orizzontalmente il data flow graph e facendovi quindi un'idea di quanti saranno i cicli di clock, decidendo se volete oppure no pensare ad un'implementazione in pipelining oppure se volete adottare il cosiddetto resource sharing e quindi condividere delle risorse uguali, cioè che devono svolgere operazioni analoghe in cicli di clock diversi. A questo punto elencate le risorse necessarie, che saranno sicuramente dei registri. Potranno essere dei multiplexer e poi ci saranno le macro aritmetiche e qui dovrete dire quali, quante e a quanti bit. Allora, notate che se voi fate un progetto con una rappresentazione limitata dei dati, potrebbe succedere che anche la stessa macro funzionale, ad esempio un addizionatore che svolga un'operazione o che ne svolga un'altra, potrebbe trovarsi a lavorare in condizioni diverse, perché magari proprio per i vincoli che voi avete imposto alla rappresentazione dei dati, in un punto del vostro progetto potrebbe ricevere dei risultati parziali che hanno magari delle configurazioni impossibili. Allora, voi potreste decidere di sfruttare quelle configurazioni impossibili per semplificare la vostra rappresentazione, oppure potreste, al contrario, pensare di utilizzare la vostra rappresentazione, scusate, la vostra implementazione, e quindi per semplificare quella particolare istanza di quella macro, ad esempio un moltiplicatore, oppure potreste invece decidere di utilizzare comunque un moltiplicatore standard che quindi avrà potenzialmente più componenti e saprebbe fare più cose di quelle che in quel contesto dovrà fare, perché magari volete usare il resource sharing e allora avete bisogno che
quella risorsa sia identica a quella che si prende carico di fare un'altra operazione in un altro punto del progetto. Vedete quanti gradi di libertà, quante scelte avete a disposizione? Ecco, più mi date l'idea, fin dalla relazione, di avere consapevolezza di queste scelte, più mi dimostrate di essere dentro alla materia e di aver approfondito il progetto, proprio a livello di concezione del progetto stesso e di ragionamento che ci sta dietro. Quindi già a questo punto gran parte del lavoro è stato fatto e adesso, o meglio, gran parte del progetto è stato fatto, adesso c'è del lavoro da fare. Il lavoro da fare è di tipo implementativo. Quindi bisogna progettare questa volta scendendo di livello, a livello gate, e dovete procurarvi porte logiche elementari, qui ricalcando banalmente quello che banalmente, poi deciderete voi se sia banale o no. E quello che abbiamo fatto a lezione per costruirvi porte logiche elementari in tecnologia FCMOS, poi con queste potete costruirvi registri, multiplexer e le macro funzionali di cui avrete bisogno. Okay? Quindi il progetto della macro funzionale va qua dentro. In ognuna di queste sezioni mi aspetto che mettiate, facendo proprio cut and paste, gli schematici dei componenti in modo tale che se tutto fila liscio potete anche presentarmi il progetto usando solo la relazione e non mostrandomi anche il progetto live, diciamo. E se invece ci sono esigenze di approfondimento o cose che vengono fuori non coperte dalla relazione, allora basta aprire i file di progetto e guardarci dentro. A questo punto avete tutti gli elementi per ricomporre il progetto e quindi implementare il datapath e poi l'eventuale control unit. Allora, vi ricordo che la control unit, allora il datapath che cos'è? Un progetto a livello RT si compone di un flusso dei dati, quindi il datapath, in cui i dati, diciamo, la struttura, se non c'è resource sharing, è praticamente la stessa del data flow graph. Se c'è resource sharing invece apparirà diversa e avrà bisogno di steering logic, quindi fondamentalmente di multiplexer. Ok? Ora, il fatto che ci sia bisogno di multiplexer vuole anche dire che c'è bisogno dei segnali di controllo per questi multiplexer e quindi c'è bisogno di una control unit. Qui vi invito, ovviamente, su ciascuna di queste cose a riguardarvi le lezioni, le slide o quello che ritenete, ci sono anche in questo caso le registrazioni delle lezioni, per andare ad essere certi di interpretare correttamente quello che c'è da fare ad ognuno di questi livelli. E infine, simulazione e analisi del progetto. Allora, la simulazione serve in realtà volendo a tutti, cioè volendo, vi consiglio ovviamente di farla a tutti i livelli e quindi simulare, cioè non attendere di ricomporre il tutto per fare una simulazione, ma condurre il progetto in modo tale da poter simulare, scusate, da qui, per poter simulare ad uno anche questi blocchi funzionali, porte logiche, registri, multiplexer e macro funzionali. Ma poi il datapath nel suo complesso dovrà essere simulato insieme alla control unit e mi aspetto che a questo punto facciate delle simulazioni funzionali per farne, diciamo così, un testing funzionale. Ok? Quindi questa è una verifica, anzi chiamiamola verifica. Perché la chiamo verifica? Perché il testing è qualcosa che di solito non simulando, ma si fa su un componente effettivo per verificare che non abbia difetti. In questo caso invece stiamo cercando di verificare che non ci siano errori di progetto, okay? Attraverso la simulazione. Quindi a questo diciamo, diamo il ruolo di titolo e l'analisi invece. Allora, verifica funzionale, poi potremmo anche fare, ovviamente, più che la stima, qua possiamo fare misura di performance o valutazione di performance.
Vediamo le prestazioni. Allora, questa valutazione potete intanto farla con una simulazione per quanto riguarda le prestazioni, guardando quanto tempo intercorre tra ingressi e uscite. Ma la cosa che in realtà mi interessa che voi proviate a fare è anche una analisi e una conseguente stima della complessità circuitale e delle prestazioni. Quindi, stima di complessità circuitale e prestazioni di ogni componente e dell'intero. Allora, effettuare la stima per ogni componente e per l'intero progetto. Allora, qui c'è una cosa importante sulla stima delle prestazioni che adesso vi dico ed è questa. Fatemi trasformare questo in titolo ed è questa. Allora, a me interessa che voi facciate la stima dell'intero progetto dal punto di vista prestazionale in termini di latenza dell'intero progetto. Mentre per ogni componente mi interessano i tempi di propagazione. Cosa intendo dire? Allora, mettiamo tempi di propagazione con modello di ritardo unitario o con, anzi non con modello di, sì, facciamo le stime me le fate con modello di ritardo unitario, mentre le valutazioni saranno frutto della simulazione che se avrete implementato voi, come vi consiglio, le porte logiche con dei transistor, sarà il simulatore stesso ad attribuire loro un tempo di propagazione. Quindi i ritardi di propagazione che misurerete sul simulatore saranno ovviamente non necessariamente coerenti con il tempo di propagazione unitario, col modello unitario che qua vi consiglio di adottare. Allora, sto dicendo che per i singoli componenti, in particolare per ogni componente combinatorio, vi chiedo di calcolare il tempo di propagazione. Perché questo poi vi servirà a dimensionare il ciclo di clock. Quindi, per ogni componente, poi per ogni stadio, per l'intero progetto. Perché dico anche per ogni stadio? Per ogni stadio intendo il fatto che se nell'ambito dello stesso ciclo di clock in un data flow graph, voi avete ad esempio un prodotto e una somma che devono essere fatti nello stesso ciclo di clock, dovete decidere quale sia il tempo di propagazione complessivo perché la durata del ciclo di clock dovrà essere superiore a quello. Ok? Quindi a questo punto dovete anche determinare la durata minima del periodo di clock a cui può funzionare il circuito e infine, se riuscite, dipendenza di prestazioni e complessità dal numero di bit degli operandi. Cioè, qua cosa intendo dire? Che mi piace pensare che voi riusciate a capire come cambierebbero le prestazioni e la complessità circuitale del vostro progetto se anziché a 8 bit trattasse operandi e risultati a 16 bit, a 32 bit, a 64 bit. Quindi, se il progetto è sufficientemente modulare, questa stima è relativamente semplice. Se invece non lo è,
potrebbe essere più complessa e non è detto che sia sempre così semplice come lo è stato, ad esempio, nell'analisi della complessità circuitale o delle prestazioni degli addizionatori che abbiamo fatto insieme e che abbiamo valutato anche in funzione del numero di bit degli operandi. Ok? Allora, per la control unit, vi dico qualche ulteriore specifica di sottosezioni, perché prima di tutto dovete dare la specifica della funzione di uscita segnali di controllo. Ok? E del diagramma degli stati. Quindi io vi consiglio, facciamo così, di partire dal diagramma degli stati che corrispondono ai cicli di clock. Funzione di uscita che corrispondono ai segnali di controllo dei multiplexer. Poi vi costruite, allora dovete fare una codifica degli stati, dove agli stati attribuite una rappresentazione in bit, mentre prima erano semplicemente cicli di clock. Poi dovete fare le tabelle della verità delle funzioni di uscita e di stato futuro. E a questo punto avete la specifica. Okay? Dopodiché fate implementazione la macchina di Moore. E come la fate l'implementazione della macchina di Moore? La fate con ovviamente logica combinatoria della funzione d'uscita, logica combinatoria della funzione di stato futuro. Qui state facendo della sintesi logica e infine dovete metterci i flip-flop per la rappresentazione delle variabili di stato che sono i bit utilizzati per la codifica degli stati. Okay? Quindi questo è quello che dovete fare. A questo punto direi che la struttura della relazione è completa è sufficientemente generale per accogliere, diciamo così, qualunque tipologia di progetto voi intendiate fare. Bene? Vediamo un po', sì, direi che c'è tutto. E a questo punto, se avete domande, ditemi pure, e vi rispondo volentieri. Ovviamente vi condivido questo file. Allora, questo non c'entra niente. Allora, gli editor, no, non era questa nelle mie intenzioni. No. Avete domande, ragazzi? Un esempio di una specifica di progetto che ritiene troppo facile. Allora, un esempio, una specifica di progetto che ritengo troppo facile, non è tanto troppo facile, quanto il fatto che non mette in evidenza tutto quello che vorrei che invece voi metteste in evidenza. Allora, scusate, voglio cercare di capire perché
mi sta facendo vedere queste cose in un formato diverso da quello a cui sono abituato. Proprietario, aggiunge persone o gruppi con limitazione. Copia link, modifica. Perfetto. Bene. Allora, intanto vi condivido il link, poi dopo lo carico in piattaforma. Intanto questo è. Verificate se riuscite ad accedere, dovreste riuscirci. Allora, dicevo, benissimo, vi vedo comparire con tanti animaletti. Allora, dicevo, una specifica che ad esempio non vi consente, non vi consentirebbe di cercare di mettere in pratica quello che abbiamo fatto a lezione, sarebbe una specifica che partisse da un livello troppo basso. Cioè, se voi mi dite provo a fare un moltiplicatore, l'esempio che vi facevo prima, ecco, non avete modo di fare tutti quei ragionamenti preliminari che invece si fanno a livello RT. Questo è un peccato perché in realtà sono ragionamenti che si fanno molto più velocemente, ma che mi consentono di essere certo che anche quella parte del corso voi l'abbiate compresa. Mentre la parte poi più, diciamo, in qualche modo impegnativa dal punto di vista del lavoro da fare, è senz'altro quella in cui implementate le macro funzionali. Però tutta la parte del ragionamento sul data flow graph sarebbe davvero un peccato che il progetto non la potesse mettere in luce. L'altra cosa che non vi consiglio è fare cose che hanno una interazione con l'utente a livello di specifica, perché questo richiede, diciamo, è un genere di progetto pone più problemi di interfaccia e di sincronizzazione con l'utente, che sono aspetti che in realtà il corso non ha coperto, di quanto invece non ne richieda a livello di implementazione logica. L'altra cosa che non vi consiglio è di mettere troppo controllo, cioè di fare qualcosa che parta già con la specifica di una macchina a stati finiti. Ad esempio, che so io, la logica di controllo di un sistema di semafori. Ecco, non è una tipologia di progetto adeguato a questo corso perché non avreste modo di mettere in luce invece tutta la parte che riguarda la capacità di implementare una specifica aritmetica, così come dovreste occuparvi di cose che riguardano prevalentemente sincronizzazioni e ancora una volta le sincronizzazioni non sono l'argomento prevalente del corso. Poi vediamo che cos'altro non vi consiglio. Faccio prima forse a dirvi che cosa vi consiglio. Allora, la cosa che ritengo più adatta è partire da un'espressione aritmetica. Se partite da un'espressione aritmetica, riusciamo da subito a renderci conto della fattibilità e anche dei gradi di libertà che poi avrete per fare le scelte di progetto. Perché l'espressione, un po' come potete ricordare per quello che abbiamo fatto a lezione, l'espressione vi dice già di quali componenti avrete bisogno, perché vi dice quali sono le operazioni e quindi quali sono gli operatori, e in qualche modo vi dice anche diciamo, quanto questi si concateneranno, per cui potete immediatamente rappresentarvi mentalmente o disegnare proprio il data flow graph per farvi un'idea di quanto potrete giocare a tagliarlo e quindi se avrete opportunità di resource sharing perché le operazioni compaiono più di una volta. Insomma, da una specifica data come espressione aritmetica potete, diciamo, possiamo insieme già capire quale sarà la complessità del progetto e soprattutto la completezza, direi, del progetto. Va bene? Bene, allora questo è tutto perché poi invece con ciascuno di voi o con ciascun gruppo di voi ragioneremo sulla specifica che sceglierete. Prego, Thomas, dica.
Se avete domande, fatemele pure. Thomas mi diceva che ne aveva una, attendo che la formuli. Se dovessimo partire da una funzione aritmetica, cosa dovremmo inserire nei punti della specifica? È quello che vi dicevo prima, nell'esempio che abbiamo fatto insieme, cioè le espressioni aritmetiche spesso sono non scaturite arbitrariamente mettendo insieme delle operazioni, ma sono espressioni che rappresentano la soluzione ad un problema. Ad esempio, come vi dicevo, se io dico prendo i campioni successivi di un segnale digitale e li moltiplico per dei pesi e li sommo, questo è un filtro. Poi dal punto di vista funzionale, questo si risolve in una somma di prodotti. Quindi, scopo del progetto è la descrizione, cioè voglio fare un filtro digitale. Specifica funzionale è l'espressione. Analogamente, io potrei voler risolvere un'equazione di secondo grado e allora sapete benissimo che la soluzione si esprime con un'espressione. Faccio un esempio e non vi sto suggerendo di fare questo. Quindi il fatto che si dia un'idea di qual è lo scopo di ciò che si sta facendo, anche questo è un buon esercizio. Se a voi interessa arrivare ad implementare un moltiplicatore, allora l'esercizio è in qualche modo opposto, dire bene, devo cercare una specifica funzionale che contenga la moltiplicazione e giustificarla capendo che cosa è effettivamente quell'espressione che sto scrivendo. La consegna del progetto c'è scritto entro 24 ore dalla data stabilita, ma qual è la data stabilita? Buona domanda. Allora, la data stabilita è quella che concorderemo per fare l'orale, cioè la presentazione del progetto. Tenete conto che le date degli appelli che vedete sono delle date in cui c'è la prova scritta. Ok? La prova scritta, come sapete, resta valida per tutto l'anno accademico, quindi l'esito della prova scritta. Quindi questo significa che il progetto in realtà può essere presentato anche, diciamo così, su appuntamento. Adesso, fin tanto che vigono le restrizioni e lavoreremo esclusivamente a distanza, sulle modalità di esame dovrò ancora fare degli approfondimenti e faremo anche delle prove insieme. Nel senso che, come vi avevo promesso, farò un'altra di queste lezioni, diciamo così, per mostrarvi, o meglio, non mostrarvi, ma farvi fare una prova di esame scritto, che poi correggiamo insieme. La modalità con cui vi somministrerò questa prova sarà anche utile a decidere come poi si svolgerà la prova effettiva. Ok? Però una qualche forma di esame scritto che condurrete tutti contemporaneamente sicuramente ci sarà. Quanto formale e quanto, diciamo, controllata questa somministrazione sarà, lo deciderò dopo aver fatto la prova, che invece dal punto di vista dei contenuti sarà significativa perché qualunque sia la forma in cui poi deciderò di somministrarvela, la tipologia di contenuti e il formato della prova saranno quelli dell'esercitazione che faremo insieme, presumibilmente la settimana prossima. Ok? Quindi le 24 ore prima, a questo punto, a che cosa si riferiscono? Si riferiscono alla data in cui avrete deciso di presentarmi il vostro progetto. E la consegna consisterà nella consegna della relazione con allegati i file del progetto. Allegati vuol dire che me la manderete via email insieme ai file.v del progetto che avrete fatto. Bene, allora come ho fatto questa settimana vi darò appuntamento per la settimana prossima per una data nella quale faremo la prova dell'esame scritto. E se tutto va bene, nel senso che se il sistema è già pronto, la prova la faremo direttamente con il sistema di e-proctoring cosiddetto, che è quello che controlla le modalità di somministrazione, le modalità di svolgimento delle prove. Questo
servirà non soltanto a verificare che queste modalità siano adeguate al mio esame, ma anche a testare questo sistema, che è un sistema molto evoluto di cui l'università si è dotata proprio per far fronte a questa situazione di emergenza. La prova scritta sarà simile a quella del video, sì, e quindi sarà composta da esercizi, ma questa volta sarà, diciamo, questa prova sarà somministrata direttamente dentro la piattaforma Moodle. Quindi gli stessi esercizi che normalmente avreste svolto su un foglio, adesso sarete chiamati a svolgerli direttamente online. Bene, arrivederci a tutti e alla prossima, interrompo la registrazione.